Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, andiamoci a montare insieme questi 5 numeri del guanto dell'infinito così da poter completare il dito medio. Come abbiamo visto nel precedente video, non credo ci siano problemi, ma insomma, iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. Allora, iniziamo aprendo il numero 55 e andiamo a recuperare tutti i pezzi. Allora, ci mettiamo qua sul tavolo, buttiamo le plastiche e iniziamo ad aprire. Vedete che i pezzi non sono per niente tanti, a dire la verità sono veramente pochi perché, come abbiamo detto, li hanno divisi, diciamo, in maniera piuttosto uniforme in modo tale da far durare il più possibile questo montaggio. Da una parte potrebbe anche essere bello, nel senso che si va avanti con la voglia di costruire, quindi perché no? Allora andiamo a prendere questo pezzo ricevuto oggi e andiamo a mettere qui dentro, diciamo nelle cavità, questi due anellini. Ovviamente non rimarranno in posizione mentre montiamo, perché o ne resta uno o resta l'altro, quindi adesso io li poggio semplicemente così. Poi vado a recuperare il pezzo costruito la volta scorsa e provo ad infilarlo. Vediamo se c'è un modo per tenerli in posizione. Vediamo, se entra in questo modo, se no, insomma, poi li rimetto in qualche maniera. Allora, forse è entrato? No, ovviamente no. Diciamo che è piuttosto improbabile metterlo buona la prima. Allora, vediamo se riesco a tenerlo così. Allora, innanzitutto facciamo attenzione a mettere la parte lunga verso l'esterno. Vediamo se così riesco a farli entrare. Forse serve un po' di pressione, un po' di gioco in questo senso. Vediamo se riesco ad inserirlo così. No, si rischia di danneggiarlo, quindi diciamo che bisogna avere un po' di pazienza e piano piano inserire l'anello all'interno, perché se no diciamo che fuoriesce. Ecco, più o meno l'ho messo, quindi diciamo che dobbiamo metterlo in questo modo qua. Non è proprio entrato benissimo, dovrei spingerlo un po' di più. Ecco, forse adesso è entrato bene. Perfetto, e abbiamo la corrispondenza con il foro precisa. Bene, allora andiamo a prendere quest'altro pezzo avanzato dal montaggio precedente, lo mettiamo qui sopra. Vediamo se le viti entrano senza problemi, altrimenti ci mettiamo un goccetto d'olio come facciamo sempre, insomma, come facciamo di solito. Quindi sì, mi sembra di sì, mi sembra che entri bene. Arriviamo a fine corsa e procediamo con la seconda vite. Allora, andiamo ad avvitare. Ok, ma però sono veramente lunghe queste corse delle viti, pensavo oggettivamente di meno. E ok, con questo passaggio, diciamo, abbiamo terminato questo numero perché non c'è altro da fare. Procediamo con il numero 56, andiamo a recuperare i pezzi, li svuotiamo qua, facciamo attenzione a non danneggiarli perché ci sono questi perni che secondo me potrebbero essere un po' più delicati rispetto agli altri pezzi. Allora andiamo ad aprire questa bustina. Allora, qui ci sono delle viti grandi e poi le rondelle, quelle nere, che servono, diciamo, per creare un po' più di attrito. Allora, prendiamo questo pezzo qui con i perni, che sarebbe il C27, e lo andiamo a posizionare qui sul dito, sulla parte che abbiamo costruito precedentemente. Allora, questo lo dovremmo inserire così. Adesso verifichiamo. Deve entrare qua, però prima ci dobbiamo poggiare la rondella sopra. Allora, io, come faccio sempre, non so se ve lo ricordate, ma ve lo ridico, vado a mettere un po' d'olio su questi perni per fare in modo tale che la plastica scorra decisamente meglio quando la inseriamo. Punto primo per non danneggiarla, ma soprattutto perché con il corso del tempo la plastica tende ad indurirsi e quindi si potrebbe danneggiare. Invece avete visto, così entra veramente alla grande. Allora, poi a questo punto dobbiamo prendere la parte di metallo avanzata
quindi non utilizzata la volta precedente, e in pratica questo perno qui lo inseriamo in questo buco, quindi così, e otteniamo questo risultato. Poi praticamente lo spazio qua lo inseriamo all'interno qui di questo foro che abbiamo, quindi diciamo che tutto si completa piuttosto da solo. Vedete che non ci sono veramente problemi di nessun tipo. Poi a questo punto recuperiamo il pezzo montato in precedenza e lo andiamo a mettere qua. Allora, vediamo un pochino. Chiaramente dobbiamo entrare dalla parte da questa parte, in modo tale da avere tutte le sezioni di metallo nello stesso verso, e andiamo ad inserire. Ecco qua. Allora, perfetto. Adesso verifichiamo che sia tutto preciso e poi andiamo avanti. A questo punto prendiamo questo pezzo di plastica, il C29, e lo inseriamo qui, così andiamo a creare, diciamo, la struttura superiore. Dopodiché mettiamo la rondella nera qui, nell'altro vano disponibile, e andiamo a chiudere l'alloggiamento. Allora, chiudendo l'alloggiamento, ovviamente dobbiamo far combaciare tutti i pezzi nel modo giusto, quindi bisogna un attimo capire. Allora, sopra è facile perché chiaramente va in questo modo, sotto bisogna far entrare il buco qua nel perno. Vediamo un attimo, ecco, me lo sono perso, vediamo un attimino, perché diciamo che questo perno deve entrare ovviamente in questo foro, quindi più o meno così. Ok, dobbiamo fare in modo tale di portarcelo appresso quando chiudiamo. Allora, ecco qua che arrivano le difficoltà che avevo detto che non ci sarebbero state. Allora, intanto mi sono perso l'anellino nero, quindi diciamo lo devo recuperare, è finito dentro, e quando l'ho trovato possiamo andare avanti. Ok, l'ho ritrovato perduto nei meandri, diciamo, del dito, e adesso possiamo andare a chiudere. Chiudiamo questa sezione facendo combaciare tutto. Dopodiché possiamo ovviamente avvitare con due dei vitoni grigi solidi, quelli argentati. Possiamo andare a stringere la struttura qua, diciamo, il più possibile, anche perché, diciamo, questo va a determinare poi la durezza di movimento delle dita, e chiaramente poi ognuno decide come e quando vorrà muoverle. Io penso che, insomma, come lo metto lo lascerò, però insomma ognuno poi è libero di fare come vuole. Detto ciò, abbiamo terminato anche questo numero. Procediamo con il numero 57 e andiamo a iniziare la copertura del nostro dito. Allora, andiamo a prendere i pezzi. In pratica da adesso in poi riceveremo due pezzi fondamentalmente, uno grande di copertura della falange e uno piccolo di copertura della vite. Quindi andiamo a prendere questo primo pezzo e lo andiamo a mettere fondamentalmente qua, in questo modo. Vedete che entra alla grande, e andiamo a metterci dentro la vite. Non so perché addirittura qui ci danno due viti extra per ogni bustina, diciamo, tanto di guadagnato, però diciamo forse un po' too much, nel senso che veramente sono troppe. Ad ogni modo, poi andiamo a mettere la copertura in questo modo e abbiamo ovviamente terminato questo numero. Numero 58, copertura di un'altra falange, e quindi pezzo di copertura in metallo e uno di plastica che copre la vite. Allora, andiamo a fare la stessa cosa. Sarei quasi tentato di non aprire le bustine delle viti perché ne ho talmente tante avanzate che, insomma, potrei tranquillamente finire il modello. Allora, andiamo a mettere il pezzo qui con tutta la calma del mondo e poi lo andiamo ad avvitare. Guardate quanto è bello. Direi che oggi poi ho voglia, appena termino questo montaggio, di prendere tutti i pezzi che ho e fare una prova di assemblaggio, diciamo, per vedere a che punto siamo arrivati, perché secondo me è già super enorme. Allora, anche questo numero è completo. Apriamo il numero 59, l'ultimo di questa spedizione e l'ultimo per il dito medio. Quindi allora lo andiamo a prendere, lo mettiamo qua, prendiamo tutti i pezzettini e andiamo a coprire
l'ultima sezione, vedete che dovrebbe entrare anche questa alla perfezione. Andiamo a posizionare, ecco qua, le parti alla grande. Qui c'è questa vite che non vuole saperne di entrare, ma chi se ne frega, io la vado a stringere il più possibile, ma proprio non entra, quindi ce la mettiamo semplicemente sopra, chi se ne frega, tanto diciamo non succede assolutamente niente. E dopodiché andiamo a prendere una vite e andiamo ad avvitare. Fate la stessa cosa con calma, mi raccomando, in modo tale da non rovinare la plastica. E chiaramente con questa vite termina il montaggio del nostro dito medio, che poi, diciamo, questa vite viene coperta così da questo pezzetto di plastica. Vediamo il giusto lato, forse così dovrebbe entrare, in questo modo. Vediamo, non vuole entrare questo, non so perché. Vediamo un attimino, forse ecco qua, perfetto, sì, serviva solo un po' più di forza. Detto ciò, questo è il nostro dito medio completo e adesso direi di recuperare tutti i pezzi e vedere a che punto siamo arrivati. Allora, guardate qui che spettacolo, io ho assemblato un po' tutto, guardate la mia mano rispetto al guanto quanto è piccola. Diciamo che questo è ovviamente in scala 1 a 1 con quello ipotetico reale di Thanos ed è veramente importante, grande, grande, grande. Ovviamente vi sconsiglio di fare queste prove di montaggio se non sapete cosa fate, perché è piuttosto semplice piegare le parti di metallo. Io le ho appoggiate su una scatola perché se no, diciamo, si potrebbero veramente piegare le parti. Quindi voi magari aspettate oppure fate delle prove con molta attenzione. Detto ciò, io adesso me lo rismonto, lo ripongo nella scatola e andiamo a trarre le conclusioni finali. Allora, io mi ricordo benissimo di chi all'inizio si lamentava del fatto che questo guanto non sarebbe stato indossabile, ma oggettivamente se lo vedesse oggi già in questo stato capirebbe che è una fortuna che non si può indossare, perché pesa come un ragazzino di 12 anni, quindi fondamentalmente sarebbe stato impossibile indossarlo. Devo dire che sta venendo veramente bene, guardate che bellezza che è, devo dire veramente soddisfacente vederlo già così. Ovviamente ve lo ripeto di nuovo, non è assolutamente richiesto né consigliato fare questo montaggio che ho fatto io, perché se si mettono male i pezzi si rischiano veramente seri danni, quindi oggettivamente voi non fatelo, guardatelo qui nel mio video e basta. Detto ciò, spero che vi sia piaciuto questo video, quindi vi chiedo il solito pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!